Padre Pio è sempre una scoperta nuova. A me piace sempre la frase che lui diceva, che darà più fastidio, rumore, farà più rumore da morto che non da vivo. La sua eredità sopravvive ancora oggi attraverso l'ospedale che lui ha voluto e il santuario costruito a San Giovanni Rotondo, una vera e propria cittadella che attira milioni di pellegrini da tutto il mondo. 5 maggio 1956, Padre Pio inaugura l'ospedale di San Giovanni Rotondo, a Casa Sollievo della Sofferenza, che poi è diventato un enorme nosocomio con alta specializzazione. Vediamo un momento come sta messo adesso con Simona Decina. L'opera di Padre Pio, l'opera che lui considerava fondamentalmente l'unica che ha pensato, sviluppato e creato, è Casa Sollievo della Sofferenza. Una persona che ha nella sua carne la sofferenza non poteva che pensare a chi soffre, e una fede che non abbia opere di carità non è fede cristiana. Il 5 maggio 1956 fu Padre Pio a celebrare la messa di inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza. Questa è la creatura che la provvidenza, aiutata da voi, ha creato, ve la presento. La struttura, che secondo la rivista americana Newsweek è il miglior ospedale del sud, è un istituto di ricerca con 750 posti letto, 120.000 pazienti, 35.000 ricoveri e oltre 1 milione di prestazioni ambulatoriali l'anno. Lui definiva questa casa tempio di preghiera e di scienza, e la preghiera, questa forza unita di tutte le anime buone, sono sue parole, che muove il mondo e che edifica la casa, che sostiene la casa. Negli ultimi anni l'ospedale però ha avuto problemi di gestione economica che sta cercando di risolvere. Noi però partiamo da un grande vantaggio, che è quello che siamo una fondazione, che non dobbiamo produrre degli utili, dobbiamo produrre assistenza. In questo senso riusciamo a equilibrare questo lavoro. Tra le eccellenze di questo istituto ci sono sicuramente gli studi e le sperimentazioni nel campo della medicina rigenerativa e dei trattamenti con cellule staminali per la cura delle patologie oncologiche e neurodegenerative. E martedì prossimo ci sarà il secondo trapianto, perché il primo è stato fatto il 20 di marzo, in un paziente affetto da SLA, sclerosi laterale amiotrofica, per cui non c'è cura, nella speranza di confermare i risultati che abbiamo visto all'inizio, perché queste cellule riescono nella SLA a rallentare un pochettino il processo degenerativo. Bruno, sai a cosa pensavo? Che il vero miracolo è proprio l'ospedale di San Giovanni Rotondo, e la forza di Padre Pio e il dolore e il messaggio che lui ha voluto lasciare, il più forte, è che se non ci avviciniamo al dolore, il dolore degli altri, e se non cogliamo il nostro come una grande opportunità, noi una vera, come dire, un vero percorso di fede non lo possiamo fare.